suoni del trattamento che desiderate fare. A differenza dei vecchi sistemi scomodi ed ingombranti, Except Plus Passivo, un trattamento diretto dove volete voi, dove sentite dolore, dove volete far scomparire quell'inestetismo della pelle. Come ci si sente a essere nominati padovani eccellenti? Siamo balbi, illustrissima, si dice. Siamo orgogliosi, veramente. Ve l'aspettavate? Esattamente, sta una cosa. Anzi, a trovarsi al cospetto di tanti veri padovani eccellenti che mi hanno detto, ma si è caso sbagliato. Cioè, adesso è successo qualcosa, non so, mancava qualche posto, e ora che ho detto, vabbè. Invece che ho detto che ne ho dato convinti, che se lo meritemo, e ora. Poi abbiamo preso coscienza che siamo vecchi, di quello. Un riconoscimento inaspettato per il duo comico che dell'uso del dialetto ne ha fatto un'arte che in televisione si esprime al meglio nella trasmissione della domenica sera a Spasso coi Bronze, in onda sulla nostra emittente Telenordeste. Padovani eccellenti, ma non necessariamente nobili personaggi o uomini di grande rilevanza intellettuale, ma anche cittadini semplici che spesso silenziosamente danno valore al vivere quotidiano. A quei padovani che col loro lavoro, il loro ingegno, il loro impegno, la loro creatività contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale della nostra città. Un lavoro silenzioso come quello di Suoro Raziella Babolin, che ogni mattina dispensa più di 100 colazioni a persone bisognose italiane e non. Io credo che sentiamo tante cose cattive, fa bene sentire che fa bene fare il bene. Un riconoscimento istituito nel 1987 con la nascita dell'ordine e del conseguente titolo di padovano eccellente che da 18 anni viene conferito in forma ufficiale e solenne nell'intento di incoraggiare tutti a seguirne l'esempio. Siccome quando si è veggi bisogna fare come che fa l'orto, che ciappa tutto quello che viene, tempesta, piova, neve, e anche i veggi ciappa il premio e la medaglia. Alessandro Giuliatti, Gabriella De Gale-Salvò, Gaetano Rampini. Apriamo ora questa 22esima edizione dei Padovani Eccellenti ascoltando le note dell'Inno di Vavelli, il nostro inno nazionale. Per il particolare rilievo civile dell'iniziativa. La celebrazione di cittadini di Padova che si sono distinti con il loro operato nell'illustrare il patrimonio dei valori civici della propria comunità. Con questo spirito, il Capo dello Stato, un cordiale saluto, cui unisco il mio personale, Donato Marra, Segretario Generale Presidenza della Repubblica. In questa importante sala che è l'Aula Magna. Ma è importante anche per l'università stessa ed è un piacere ospitarla perché per noi è non sarebbe la stessa di oggi senza l'università e forse l'università non sarebbe quella di oggi senza la città di Padova, che hanno elitari, nel senso che vengono premiate persone che hanno fatto qualità storia di una società. Ci congratuliamo naturalmente con tutte le persone che vengono premiate.
in rappresentanza dell'amministrazione. Un saluto particolare al governatore dell'Ordine dei Padovani Eccellenti, Guido Montesi, Osservatorio Città di Padova, Alessandra Breda, eccellente degli anni passati. È un evento di grande rilievo, l'impegno, il lavoro, l'ingegno, la creatività di tanti padovani, economica, sociale, culturale della nostra città. Una città colta per le attività produttive, una città europea. Gli atti figurativi, conseguenti a studi e ricerche. Ciò permette agli artisti padovani una presenza continua nei luoghi più prestigiosi della città, a diretto contatto con la popolazione ed avendo una spontanea propensione alla socializzazione, esprime compiutamente lo spirito della padavitas. Mi avete chiamato per un pensiero da quei 15 anni. Sono stato allievo, tra virgolette, del promotore, professor Silvano Belloni, che mi piace nominare anche perché è presente. Mi è stato maestro, feroce ma maestro. Mi ha insegnato a scrivere il dialetto, mi ha raffinato il dialetto. Ho scritto su quelle mensile meravigliose che non si vivono più. Con le nostre mostre d'arte da padovani. Padova è una città meravigliosa, inutile che noi cerchiamo di essere accoglienti con questa gente. Città degli studi di Padova. In più di 40 anni di attività di studio ha contribuito con le sue ricerche scientifiche allo sviluppo delle sue scoperte, ha dato lustro e rilievo all'immagine della ricerca in Italia e specialmente a Padova. Gli eccellenti del passato.
Riccardo Cappellozza. Da tempo, con entusiasmo e molto sacrificio, si sta dedicando alla conservazione e di voluto. Un patrimonio di oggetti che raccontano una storia secolare di viaggi fluviali e di commerci. Lavoro e passione di un barcaro che vuol ricordare le proprie radici che il tempo vorrebbe cancellare. Pietro Luxardo, padovano della sesta generazione, dal fondatore della Luxardo di Zara, dove l'azienda si è ricostituita nel dopoguerra. Impresa difficoltosa, ma superata dalla bravura e lungimiranza dei componenti della famiglia. Le ultime generazioni sono ormai padovani e continuano ad onorare la nostra città.
nel senso, adesso io, no, io ho detto proprio sparagnare, che ho fatto soltanto una pergamena. Io avrei sempre in crisi, ma la verità è governatore. E ricordando Alessandro, più che capito l'eccellente che regala il tu, il governatore, quando ti legaccia la mano a altri, a dire, mi ha detto, mi raccomando, non stai a parlare, conoscendomi. No, qualcosa diciamo, e diciamo che siamo veramente orgogliosi di aver ricevuto questo premio, e ancora di più oggi, perché si sta premiando con gli altri Ugo Summa, che per gli altri sono maestro, quindi questo premio per gli altri assume un significato ancora maggiore proprio per questo motivo qua. E dovevo dire qualcosa? Dovevamo dividersi anche al microfono, di solito che ne avevamo dodo, nel senso che siamo bronza e querta, ma non sai che uno scrive e l'altro parla, cioè nel senso che siamo dotati entrambi di facoltarsi, Dicevo che il riconoscimento che ne è stato dato ne ha fatto capire che essere coerenti con il nostro percorso, con il nostro diciamo, progetto che è iniziato 35 anni fa, alla fine vuol dire che da portare dei giusti risultati. E un riconoscimento ufficiale non soltanto dal pubblico che diciamo, è più vicino a noi, che ne segue sia a livello televisivo, a livello dei nostri programmi, diciamo, dei nostri spettacoli, però anche il riconoscimento ufficiale non è altro che un enorme piacere. Che non posso disturbarsi perché per la serie qua hanno anche dato una pergamena, non so, fare una foto, cioè vai dalla fotocopia, cioè che ne faccio una ancora ora e va bene lo stesso. Ecco, però ecco che mo la medaglia, sì, questa no, mi segna Roberto Iuser Remigio, che non siamo nel bene, perfetto. Te devo baciarti. Anche, magari a baciarmi. No, una curiosità, ma mi pare che vi presenti che gnomi che mette fuori le case, no? Cioè, sotto, cosa lì che chiede? Gaetano, mi pare, matriosco di tutta quanta la fia. Te gara a baciarmi. Allora, io devo pensare di fare anche davanti un premio, sa lì che c'è l'ordine delle rosse guerte. E io pensare al nostro governatore. Venga qua governatore. Allora, davanti, conoscendo, ad esempio, anche se il segno augurale, auspicio al nostro governatore che abbia lunga vita al governatore. Lunga vita all'ordine dei padovani eccellenti, per non altri essere considerati i padovani eccellenti, se non vuoi che mi vieni per i primi di tutti. Grazie. Con la consegna del sigillo di Padova a due donne che si sono distinte per il loro impegno sociale. Suor Oraziella Babolin, singolare esempio di vita dedicata alle opere di carità e solidarietà cristiana nei confronti dei soggetti più deboli e bisognosi.